dunque l'imprenditore agrigentino Giovanni Parisi ha organizzato una petizione e ha raccolto in pochi giorni più di 8.500 firme. Si tratta di un appello al recupero e al rilancio delle tratte ferroviarie Agrigento-Caltanissetta e Palermo-Catania. Parisi ha approfittato della presenza nell'Agrigentino dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del sottosegretario a Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri per consegnare allo stesso Cancelleri la petizione. Di fatto si tratta di una raccolta di firme che abbiamo fatto con questa petizione su una piattaforma sul web. Fino ad oggi ne abbiamo raccolto quasi 8.000-8.500, perché continuamente ogni giorno aumentano. Io spero di arrivare almeno a 10.000 entro il mese di questo mese. Ecco, si tratta effettivamente di una richiesta che noi facciamo al governo nazionale e per conoscenza a tante altre istituzioni, compreso il management di Trenitalia, per far sì di migliorare questa, l'attuale linea ferroviaria, che oggi è veramente una roba pazzesca. Per arrivare a Caltanissetta ci impiega 1 ora e 40. Ecco, io ho letto una notizia che riguarda la nuova linea ferroviaria Palermo-Catania, che entro qualche anno sarà velocizzata, anzi i lavori già sono iniziati da qualche anno, e quindi con questo innesto diciamo migliorato si può arrivare a Catania, all'aeroporto di Catania, in 2 ore meno un quarto, 2 ore meno 20, 2 ore meno un quarto. Questo che cosa significa? Intanto, con una cosa del genere, la nostra provincia, la nostra città esce fuori da un isolamento veramente vergognoso. E significa anche dare la possibilità al turista, visto che l'aeroporto della Agrigento non è mai stato fatto e sicuramente mai si farà, si dà la possibilità al turista che atterra a Catania di arrivare ad Agrigento in meno di 2 ore. Oggi un autobus impiega 3 ore, 3 ore e 10, è una cosa veramente molto vergognosa. In ogni caso, io ho presentato già la petizione al sottosegretario all'infrastruttura, che è rimasto veramente anche molto sorpreso di questa petizione, che ha raccolto in meno di un mese tutte queste firme. Lui non è che mi ha assicurato che dopodomani inizieranno i lavori, lui mi ha detto che è un'ottima idea, chi ci lavorerà, ovviamente non dipende tutto da lui, e poi dipende anche dalle ferrovie dello Stato, che devono poi mettere i treni, che non serve solo fare binari, ma poi servono i treni questi moderni. Comunque, in ogni caso è una prima pietra che abbiamo noi oggi messo insieme a tutte queste persone che hanno creduto a questa petizione, per far sì che finalmente possiamo uscire da una vergogna ormai. Noi siamo la provincia insieme a Trapani, le più isolate d'Italia. Pensate, oggi arrivare da Milano a Villa San Giovanni con i treni veloci impiegano la metà di quello che impiegava anni fa. Speriamo bene, se non la vedremo noi questo nuovo collegamento, spero che la vedranno i miei figli.